Momenti di autentico terrore e paura la notte scorsa a Teramo, quando fiamme e fumo hanno avvolto completamente una palazzina dell'Ater nella frazione di Colle Atterrato. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della squadra mobile arrivati dopo qualche minuto, un ragazzino che testimoni hanno poi visto fuggire avrebbe dato fuoco ad uno scooter parcheggiato nel porticato della palazzina. Quando le fiamme, sviluppatesi molto velocemente, hanno incontrato la controsoffittatura in polistirolo, il fuoco ha avvolto nel giro di poco tempo i 18 appartamenti dello stabile di edilizia popolare dove vivono 15 famiglie. Tra i condomini che stavano tutti dormendo sono stati momenti di panico e paura. I residenti, allertati dalle urla di alcune persone, sono scesi in strada per fuggire dalle fiamme. E ho visto del fumo, ho sentito una puzza di bruciato, mi sono affacciato e ho visto del fumo che usciva da sotto al porticato. Sono sceso subito sotto e ho visto delle fiamme che il motore ancora non prendeva fuoco, i muri. Ho chiamato subito i vigili del fuoco, sono arrivati quasi dopo un quarto d'ora, 20 minuti. Nel frattempo ha preso fuoco tutto il porticato, è partito il fuoco e si è allargato tutto il porticato, Il pronto intervento dei vigili del fuoco arrivati a Colle Atterrato con diverse squadre e mezzi ha evitato conseguenze peggiori e permesso di spegnere l'incendio. La palazzina è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco e le 48 persone che ospitava in quel momento verranno alloggiate in alberghi della zona o si trasferiranno da parenti e amici. Alcuni bambini sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini per leggere intossicazioni, mentre gli adulti sono stati portati all'ospedale di Giulianova, tutti di messi dopo poche ore. Tanta la rabbia all'esterno della palazzina Ater da parte dei condomini, alcuni dei quali hanno assistito alle operazioni di spegnimento dell'incendio proseguite fino all'alba. Le indagini dovranno stabilire le cause del rogo ed eventuali responsabilità. Sul posto stanno operando con i rilievi anche gli uomini della polizia scientifica.